progetto atelier del Festival Musica sull'Acqua riscrive l'Histoire du Soldat di Stravinsky. I ragazzi, insieme alla Grande Fabbrica delle Parole, di cui sono responsabile, hanno preso il testo dell'Histoire du Soldat e ne hanno fatto altro. Dopodiché è stato messo in scena da Tony Lopresti, musicato da Cristiano Serino, ed è stata fatta una scenografia a cura di Velasco Vitali. L'idea iniziale di Francesco Senese era quella di cambiare il finale, perché il finale dell'Histoire du Soldat non è un finale positivo. Ma i ragazzi ci hanno stupito, come ogni volta accade. E quindi alla mia domanda, ma secondo voi il soldato, quando aveva la vostra età, davvero voleva fare il soldato? Loro hanno risposto con una storia. It actually has helped me a great deal understand Stravinsky's work by the work that the young people did with the story, the pre-story of the young Joseph, the young soldier. It's him as a child. What were the things that animated him? What were the things that were important to him? And how were those things corrupted in the story of L'Histoire du Soldat? What happened to him to make him so susceptible to the devil and to the temptations to leave behind really his soul? Non esisteva il bisogno di questo prequel, ma nell'istante in cui questo prequel è stato fatto non se ne può fare a meno, perché comunque ci si affacciano automaticamente dei parallelismi, dei legami sonori, emotivi, tra il bimbo e l'adulto. Esempio, i primi segnali problematici, forse gli unici elementi problematici che sono presenti nella piccola storia, sono sicuramente il rapporto complesso che i ragazzi hanno voluto descrivere tra Joseph e il padre. Evidentemente, quando noi arriveremo nella fase adulta e quindi nella storia del soldato di Stravinsky, automaticamente il diavolo e gli elementi malefici, diciamo, presenti dentro questa storia complessa, automaticamente faranno ricordare, come una forma di trauma, se vogliamo, infantile, elementi che si è portato attraverso tutti gli anni. Sapendo che avremmo voluto lavorare insieme con altri artisti, ho pensato di far lavorare i ragazzi non solo sul testo, ma di chiedere loro alla fine di ogni sessione di creare delle mappe di ispirazione. Erano grandi fogli bianchi in cui loro potevano mettere parole, colori, suoni, alcuni li hanno strappati per rappresentare la rabbia, quindi erano fogli in cui trasformare in altro che non fosse testo, quello che avevamo, su cui avevamo lavorato in precedenza. Per procedere all'invenzione scenografica abbiamo fatto prima un sopralluogo e poi la discussione di come allestire la scena è stata fatta nel luogo in cui la scena deve essere allestita. Quindi abbiamo sfruttato elementi scenici che già erano presenti sul luogo. Di fronte a questa certezza scenica, la domanda che i ragazzi si sono posti, che ci siamo posti insieme ai ragazzi, era: quale elemento sintetico racconta in apertura e in chiusura al meglio l'intera opera? E sono un albero che apre la scena e la domina per tutta la durata dell'opera, ed è lo stesso albero che diventa città. Quindi abbiamo cercato di dare agli elementi scenici lo stesso valore del mimo, e quindi una forte duttilità scenica e una forte capacità di trasformazione dell'elemento. Quindi l'albero che diventa lampione, che diventa città, i rami diventano fili elettrici. E la stessa cosa, una catasta di legna diventa una fabbrica dove si può operare il lavoro seriale.
Everything we do in MIME is based on four rhythms: natural rhythm, slow motion, a small staccato rhythm, and a large staccato rhythm, and on three movements: rotation, inclination, and translation. We isolate parts of the body and we rotate, incline, or translate, and we do it in different rhythms. That's the basis for everything that we do. It's the basis for every character, it's the basis for every object that we create, it's the basis for every situation, emotion, environment that we create. So those elements go through anything that we do. So the basis for the story of the young Joseph is based on those elements. And how those elements are used in combination is what begins to tell the story, what begins to create a rhythm. And it's a physical rhythm, and the audience little by little gets into the physical rhythm and they respond because they're actually responding to rhythm. La musica, quando si tratta di avere a che fare con il mimo, necessariamente deve essere nel tempo del mimo. Questo è molto importante, nel senso che io ho parlato a lungo con Tony dopo aver letto assieme il testo dei ragazzi. Abbiamo cercato di costruire una partitura di tempo, sostanzialmente, dove avvenissero tutti gli elementi presenti nella storia scritta dai ragazzi. La cosa interessante, appunto, è quella che il testo racconta la storia del soldato da bambino, e quindi noi ascolteremo nella mia partitura molti elementi stravinskiani come se fossero sorti per la prima volta da bambino. Quindi di conseguenza è interessante anche un po' un rovesciamento. Paradossalmente, scherzando, si potrebbe dire che Stravinsky ha preso i miei elementi, diciamo, musicali, e li ha elaborati inserendo anche delle armonie molto più complesse rispetto a quelle che ho usato io, che sono anche da collegare un po' all'età adulta, un po' alla guerra vissuta, e quindi di conseguenza anche questo linguaggio complesso stravinskiano è da avvicinare all'età adulta, mentre il bimbo in qualche modo si trova di fronte a delle sonorità più fresche, più prive, diciamo, di quella nota stonata, di quell'amarezza della vita che giunge più tardi. La grande storia è stata feconda, ha creato un'altra storia, ed è quello che fanno davvero le opere d'arte. Le opere d'arte vivono perché sono feconde e creano altro, ed è bello lasciarsi ispirare, non avere paura, non sentire la soggezione verso un'opera d'arte. Quindi la piccola storia è importante perché nasce dalla fecondità della grande storia, però racconta di un sogno. Racconta di questo violino, il senso di questo violino che ritroviamo nella grande storia, ed è un filo conduttore perché secondo i ragazzi rappresenta quello che il soldato voleva fare davvero da grande, e quindi dà, volendo, anche un'altra chiave di lettura alla grande storia, la fa guardare con occhi diversi, con gli occhi di un ragazzo, di un bambino, che forse a volte sono più saggi degli occhi degli adulti, perché alla fine, quando arriva la guerra, arriva dagli adulti, e i ragazzi invece hanno raccontato un sogno.